Si chiama La storia insegna, si tratta di un percorso didattico che ha visto impegnati gli alunni della classe terza A della scuola Ettore Romagnoli di Gela, retta da Sandra Cicolone e coordinati dalle professoresse Mulegge e Nuso, in attività riguardanti la triste storia delle vittime dell'Olocausto. Appuntamento questa mattina nei locali dell'Aula Magna dell'Istituto Scolastico. È stata l'occasione per narrare i fatti su quanto visto e accaduto al popolo ebraico. Proprio i ragazzi, infatti, hanno visitato mesi addietro i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau in Polonia. In questo progetto loro sono stati invece dei protagonisti attivi e hanno vissuto delle emozioni fantastiche. Il progetto è stato un progetto di ampia portata, molto lungo, tant'è che abbiamo impiegato ben 2 anni scolastici per poterlo concludere. Questa attività didattica ha abbracciato 2 discipline, la storia e la lingua inglese. In questo progetto abbiamo pensato di introdurre la metodologia CLIL, cioè l'insegnamento integrato di una disciplina in lingua veicolare, cioè l'inglese in questo caso. I ragazzi, poiché sono di scuola media, non hanno potuto sviluppare tutta la tematica in lingua inglese, però abbiamo sviluppato alcuni aspetti ed io ho supportato la collega di lingua italiana in questo aspetto. La testimonianza di alcuni studenti che hanno partecipato alla trasferta in Polonia. Quando siamo arrivati ai campi di concentramento, ovviamente avevamo già un'acquisita maturità e conoscenza di tutto quello che riguardava l'Olocausto, quindi abbiamo già studiato sia in italiano che in inglese approfonditamente tutto ciò che riguardava l'argomento dell'Olocausto. Arrivando ad Auschwitz e guardando tutto ciò che succede in quel campo, tu cresci interiormente, tu maturi e soprattutto cominci a non lamentarti per delle piccole cose, perché ragazzi della nostra età a quei tempi, in quei campi che tu vedi con i tuoi occhi, sono stati anche uccisi, quindi non dobbiamo lamentarci per delle sciocchezze, ma dobbiamo pensare a quello che è successo a loro.